Siamo in collegamento con il corrispondente di Euronews, Bora Bayraktar, che si trova ad Ankara in un giorno storico per la Turchia. Recep Tayyip Erdogan, primo presidente della storia turca, eletto direttamente dalla nazione, è diventato ufficialmente presidente dopo il giuramento in Parlamento. Che impressione hai avuto? Qui a Palazzo Çankaya la presidenza è stata consegnata a Recep Tayyip Erdogan, eletto capo dello Stato dai cittadini. Diventa il 12° presidente della Repubblica Turca. Alla cerimonia di giuramento è stato salutato non solo dal presidente del Parlamento, ma anche da una cerimonia militare, poiché ora è anche comandante in capo delle forze armate turche. C'è stato un solo fuori programma. I membri dei partiti di opposizione erano presenti in Parlamento per partecipare alla cerimonia, ma dopo una discussione sulla procedura da seguire se ne sono andati in segno di protesta. Nonostante questo, la cerimonia è proseguita e Erdogan è diventato presidente. Il presidente Recep Tayyip Erdogan conferirà l'incarico al leader dell'HPP, Ahmet Davutoğlu, per formare il nuovo governo. Gli occhi sono ora puntati su due ruoli, quello di ministro dell'economia e ministro degli esteri. Vi sono nomi che spiccano per questi ruoli? Per questi due ministeri, in particolar modo per quello dell'economia, il consenso è su Ali Babacan. Anche il ministro delle finanze, Mehmet Şimşek, dovrebbe conservare l'incarico, ma la decisione finale spetterà ad Ahmet Davutoğlu, passato dagli esteri al ruolo di primo ministro. Non è chiaro chi sarà ministro degli esteri. Si parla dell'attuale ministro per gli affari europei, Mevlüt Çavuşoğlu, ma al momento resta solo un'ipotesi. Cosa si profila all'orizzonte per l'ex presidente Abdullah Gül? L'ex presidente Abdullah Gül è una figura chiave nell'HPP, è uno dei fondatori. È stato ministro degli esteri, primo ministro, poi presidente. Non ha alcuna intenzione di lasciare la politica. Nel suo ultimo discorso ha anche detto: non andrò a casa a occuparmi di mia nipote. Ma in questo nuovo HPP non c'è posto o ruolo per Abdullah Gül. Probabilmente fino alle prossime elezioni fornirà consigli utili al partito in virtù della sua esperienza. Bora Bayraktar, teşekkürler.